O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo. E per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa, e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, il mio sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, e l'imparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Preghiamo perché i bambini che soffrono, quelli che vivono in strada, le vittime delle guerre, gli orfani, possano avere accesso all'educazione e possano riscoprire l'affetto di una famiglia, perché il pensiero grande dei nostri cari defunti ci apra alla vita buona del Vangelo, anelando al cielo. Cuore di Gesù, che sei il vincitore della morte, accogli l'anima di tutti i tuoi ministri defunti nella pienezza della tua misericordia. Perché la Vergine Maria, regina di tutti i santi, ci aiuti a comprendere che la santità è frutto della grazia di Dio e che noi tutti vi siamo chiamati. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce realissima, invada nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, nutrisce ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Oggi San Clemente, noi facciamo oggi, abbiamo la possibilità di fare lo Spirito Santo, poi domani il sangue di Gesù. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. O terra tutta, acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia. O terra tutta, acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia. Dio viene a salvarti. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Cristo, sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce amicizia. Angelo del Consiglio, guida e proteggi il popolo che spera nel tuo nome. Sii tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male. A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore, nei secoli dei secoli. Amen. Salmo 39. Antifoni Giussi e Rita i salmi. Siete, puoi mettere un passo avanti. Prego.
intimo soffriamo aspettando la redenzione del nostro corpo. Ho detto, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il malvagio. Allora, questo è il metodo penso, per controllare la nostra lingua, perché tante volte di provocazione subito, spontaneamente, rispondiamo tante volte in un modo piuttosto distruttivo. Sappiamo saper tacere, come Gesù, dinanzi alle situazioni angosciose, non minacciava vendetta, ma tutto rimetteva al Padre. Allora, ammutolito in silenzio tacevo, ma a nulla serviva e più acuta si faceva la mia sofferenza. Che significa allora? Guardate, la nostra veemenza è tale che malgrado i nostri propositi non riusciamo nemmeno a controllarci. Quindi dobbiamo sospettare di noi stessi, perché da volte è un istinto. Per esempio, gli animali istintivamente agiscono, non è che riflettono. Noi abbiamo una parte di animalità e una parte di razionalità. Facciamo usare la razionalità per evitare di essere come le bestie, così violenti, arroganti. Sicuramente quando uno perde il senno, e lo perde tante volte per una mezz'ora, per un'ora, quando si ubriaca, per esempio, no? Oppure quando è, tante volte è avvilito, è deluso, benvenuta Saveria e la nonna, tutte e due nonne sono. Sì. Poi novellini, novelli, nonni. Donna. Salmo 39. Allora, uno che sa. Uno che sa, come dire, controllare la lingua è un santo. Vogliamo vedere cosa dice Giacomo riguardo alla lingua? Se è lento a parlare, cosa sì. Deve usare? Sì, sì. Capitolo 2. Veramente il capitolo 3. Fratelli, forza Giusi. Capitolo 3. Dall'inizio oppure sì, dall'inizio. Fratelli miei, non siate pronti a fare da maestri, sapendo che riceveremo un giudizio più severo. Maestri, c'è uno che sfodera consigli senza essere. Senza essere saggio, vuole essere un po' sapiente. Quindi tante volte si mette sulla cattedra per trinciare giudizi. Stiamo attenti, dobbiamo dare conto al Signore. Infatti, tutti becchiamo in molte cose. Se uno non becca nel parlare, costui è un uomo perfetto. Capace di tenere a freno anche tutto capito. Il corpo. Uno che tiene a freno la lingua, tiene a freno il corpo. Buona giornata, Angela. Va bene, basta così. Ritorniamo al Salmo 39. Versetto 3. Il versetto 3. Ammutolito, in silenzio, tacevo, ma a nulla serviva. E più acuta si faceva la mia sofferenza. Mi ardeva il cuore nel petto, a ripensarci, è divampato il fuoco. Allora ho lasciato... È diventato divampato il fuoco. Cioè dire, più ci pensava e più si arrabbiava. Più sbagliava. Sì. Praticamente non sapeva come sfogarsi. Guardate, è la genesi delle provocazioni e l'incapacità di come dire, controllarsi e di superare. Come facciamo?
Morditi la lingua, come si fa a mordere la lingua? Certo. E rifiuta. Comunque per dire, guardate, è difficile controllare la lingua. Allora significa facciamo quello che vogliamo? No. No. Dobbiamo, è questo dono dello Spirito Santo. Buona giornata, Maria Rosa. Allora, ecco, al ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho lasciato. Aspetta, questo dobbiamo dirlo noi insieme. Allora ho lasciato parlare la mia lingua. Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto fragile io sono. Come ripiego si è sfogato con il Signore, fammi morire. E guardate, allora anche questo è uno spunto da non mettere da parte. Quando sei deluso e ci sono state delle parole ti hanno mosso, mordaci, ti hanno provocato, allora a un certo punto non è possibile, ma io credevo che tutto fosse liscio, poi specialmente una persona che ho stimato tanto, che si comporta in questo modo, mi viene la rabbia e comincia un pochino il rancore, il sentimento, come devo fare? Qui dice, Signore dice, fammi morire, fammi conoscere la mia fine, fammi morire. E saprò quanto è fragile io sono, quale sia la misura dei miei giorni, così mi libererò. Ecco, da pochi e pochi. Palmi hai fatto i miei giorni, è un nulla per te la durata della mia vita. Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive. Insieme? Sì, sì, è come un'ombra all'uomo che passa. Sì, sì, come un soffio si affanna. Accumula e non sa chi la raccoglie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. In effetti la vita cos'è? Una grande tribolazione. La vita è, tante volte, provocazione e delusioni, delusioni. Allora, ecco, diamo adesso che cosa c'è nel salmo seguente, che è lo stesso salmo con i risvolti ben precisi. Vediamo. Ora, che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Ecco. Liberami da tutte le mie... Aspetta un pochino, vedete? Nell'intimo su, ascolta la mia per questo, dov'è? Chi ha letto? Ora che, sì, abbiamo detto Gloria, adesso siamo al 8. Salmo 8. Forza. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Capito? Allora, la preghiera cos'è? Attingere forza. Dato che sentivo dentro come un fuoco che non potevo nemmeno frenare, guardate, l'immagine del fuoco, e quando si appicca il fuoco è difficile bloccarlo. Ci sono foreste intere che bruciano e case e aziende, tante volte incapaci di scappare addirittura. Il fuoco dice trattenere la mia parola, ma questo mi bruciava dentro, non sapevo come fare. Quindi veramente quando si è offesi, calpestati, io penso a San Lorenzo in Graticola, oppure i grandi martiri, quei sette figli di quella madre dei Maccabei, no? Quel bambino che porgeva le mani, tagliali, poi il Signore me le restituirà, oppure porgeva la lingua. Capito? Ma guardate cosa incredibile, solamente quando ha queste certezze si possono affrontare. Io non perdo nulla, guardate, e devo dirvi anche questo, dico, solo quando
hai perduto Dio, hai perduto te stesso. Se uno possiede, ha la coscienza di possedere Dio, tu possedi te stesso, non ti perdi. Anche se gli altri ti uccidono, non ti perdi. Allora nel Padre nostro chiediamo per i beni, perché per i beni che non so leggere. Nel Padre nostro chiediamo che per i beni non perdiamo il bene assoluto, liberaci dal male. Non chiediamo altro. Lo vediamo se lo leggo ancora meglio. Nel Padre nostro chiediamo per i beni e non perdiamo il bene stesso. Liberaci dal male e non chiediamo altro. Il Signore ci liberi dal... Allora, chi non agisce alle provocazioni e alle offese delle persone e resta, come dice il salmista, e resta con la bocca chiusa, mutolito, è sinonimo di saggezza, perché è solo una persona prudente che sa cosa va incontro sta Buddha, perché sa che potrebbe succedere sì. Allora sta muta non perché è più stupida, ma perché è più sapiente, più ricca di saggezza, ma non sa che deve stare muta, perché quella è la risposta giusta, è Dio che mi difenderà. Perché attinge forza da colui che gli dà quella dimostrazione di saggezza. La saggezza viene da lui, la forza viene da lui, allora c'è questo sponsorizio della prudenza a tacere. Andiamo, forza? Sì, Salmo 8. Ora... Versetto 8. Ora, che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie iniquità. Non fare di me lo scherno dello stolto. Ammutolito, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Capite? Sei tu che agisci con forza, quindi posso dominare me stesso. Questo è importante. E siccome sappiamo che ogni giorno abbiamo una giornata, ogni giorno abbiamo le stesse prove, le stesse provocazioni, allora la mattina nella preghiera chiediamo al Signore che quando accadranno certe provocazioni ci dia la forza e di non rispondere come le altre volte maldestramente abbiamo risposto, forza della a scuola, con i vicini di casa. Dunque, nell'incontro di certe persone che sembra prima cosa subito comincia a parlare male, come mi devo comportare? Quale deve essere la mia risposta? Non dovrebbe essere così, per esempio, siccome tante volte il pettegolezzo è quello di far rilevare negli altri quello che è accaduto e tante volte metterci dentro un giudizio negativo da mettere da parte. Invece un giudizio negativo, diciamo, possiamo sbagliare tutti. Se noi diciamo questo, mettiamo anche in conto la nostra debolezza. Quando vogliamo parlare qualcosa male degli altri perché fanno del male gli altri, allora diciamo possiamo sbagliare tutti, perché c'è un ammonimento per chi ascolta e chi parla. È anche vero che il rapporto non sarà, anche che lo perdoni, non sarà come prima. Sì, cioè perché mette essere... preconcetti, per esempio, però il preconcetto non ci deve essere. Tu sei quello che sei, per esempio, allora non c'è nulla da fare, non è così, perché mettiamo i preconcetti di impossibilità di diventare migliore, eccetera. Tanto facciamo i complimenti, vieni qua, anche Laura, venite qui, vieni qua. Per ieri sera tanti, ha sentito qualcosa di bello. Bravissimo. Tanti complimenti mi hanno scritto. Stupendo.
Questo qui sta superando tutti. Poi la regia è nostra Valentina, meravigliosa, mentre c'erano questi canti, eccetera. Qui gesticolavano meravigliose, bellissime, bravissime. E le Ave Maria, che erano veramente uno squillo di tromba, di gioia, di bellezza, di invito. È vero? Sì. È stato bellissimo. Guardate, dovremmo farlo vedere ai nostri bambini, ma i nostri ragazzi sono così, buttati così all'angolo. Noi tante volte li dilettiamo con i cartoni animati per non essere disturbati, ma invece facciamo del male a loro. Quando ci sono queste cose, cerchiamo di farle partecipare. Grazie. Tutte e due. Ho capito. Sì. Sì. Andiamo. Allontana. Allontana da me i tuoi colpi, sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando le sue colpe, tu correggi l'uomo, corrodi come un tarlo i suoi tesori. Sì, ogni uomo non è che un soffio. Allora, quando il Signore corrode come un tarlo i tuoi tesori, ti fa capire che le sicurezze materiali non giovano a nulla, ti fa capire che tutto è vanità, perché la vera gioia è quella di incontrare Lui, che non dobbiamo perdere. Se perdiamo Lui, perdiamo il senso della vita, perdiamo noi stessi, perché se la consistenza di tutto è Cristo, se perdiamo Cristo, perdiamo noi stessi, di cui se noi andiamo avanti, no, andiamo avanti perché Lui ci dà forza, ci dà vigore. Ascolta la mia preghiera, Signore. Noi, facciamolo noi insieme. Ascolti l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri. Quindi non è sordo, quindi ascolta la nostra preghiera. Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare prima che me ne vada, e di me non resti più nulla. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Distogli da me il tuo sguardo, uno sguardo di rimprovero, che io possa respirare la tua misericordia, perché io me ne vada e di me non resti più nulla, di me del mio, il mio io, il mio egoismo, la mia chiusura e il mio dubbio. Gloria al Padre. Salmo 52. Fiorente come un olivo chi si abbandona in Dio. Perché ti vanti del male, o prepotente? Dio è fedele ogni giorno. Tu escogiti insidie, la tua lingua è come lama affilata, o artefice di inganni. Tu ami il male invece del bene, la menzogna invece della giustizia. Tu ami ogni parola che distrugge, o lingua d'inganno. Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. I giusti vedranno e avranno timore e di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte nelle sue insidie. Ma io, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. Voglio renderti grazie. Noi insieme, noi. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio. Continua, giù, sì. L'anima mia spera nel Signore, e aspetto con la fortuna. Andiamo allora. Seconda lettera di Pietro, capitolo 2, dall'1 al 9. I falsi dottori. Andiamo solo con la nostra. Sì, confesso a Dio onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Di soltanto una parola e io sarò salvato. Questo era un conto che aveva toccato a Maria e aveva Pietro. Sì. È capito? No? Pietro. Chiusi, che ho capito? Due. Numero? Pietro. Due dall'1 al 9. Due. Due Pietro? Due Pietro. Sì. Dall'1 al 9.
falsi maestri, falsi dottori. Falsi profeti e falsi maestri. Siamo carissimi. Forse ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri, i quali introdurranno fazioni che portano alla rovina, rinnegando il Signore che li ha riscattati. Questi ci saranno sempre, i menzogneri, quelli che seguono la zizzania, ideologie strane, falsi, sono i pifferai di turno che ti suonano in modo falso, ingannevano, come i fakiri che hanno quei serpenti e li fanno uscire dal cestino di... Andiamo. Forza? Attirando su se stessi una rapida rovina, molti seguiranno la loro condotta immorale e per colpa loro la via della verità sarà coperta di disprezzo. Ecco, sì. Ecco per quale motivo, sapendo questo, Gesù cosa ha fatto? Ha chiamato Pietro e dice: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Allora la chiesa diventa il luogo della verità. Su quella pietra edifica il futuro e la salvezza degli uomini. A te darò le chiavi del regno dei cieli, a chi perdonerai, eccetera, sciolto anche sarà legato. E le porte degli imperi sono le porte dell'oscurità, della menzogna, dei raggiri, delle imposture, della cattiveria, dell'ingiustizia. Non prevarranno contro di essa. Allora i padri della Chiesa indicavano la verità, la Chiesa, e dicevano: ubi Petrus, dove c'è Pietro, ibi Ecclesia, ubi Ecclesia, ibi Christus, dove non c'è la Chiesa, non c'è Cristo, e c'è Cristo lì dove c'è Pietro, il Papa. Chi si discosta da Pietro entra nella menzogna, per cui anche certi preti che disorientano tante volte i nostri cristiani, perché mettono alcune come dire, parole interpretate malamente, che danno anche, diffidano la fede dei cristiani nel confronto della Chiesa, e ci sono gruppuscoli, gruppetti che seguono quel prete oppure quel cardinale, eccetera, e così viene smembrata l'unità della Chiesa, la tunica consutile di Cristo viene gettata a sorte. Allora, non è la nostra ragione, che se l'uomo segue la propria ragione si rovina, la ragione deve essere illuminata dalla fede, e la fede nasce dalla parola di Dio. La parola di Dio deve essere interpretata bene. Chi ha il potere di interpretare bene è la Chiesa. Magistero della Chiesa. Magistero significa la Chiesa che insegna la verità. C'è l'invalibilità della Chiesa. Andiamo su. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false. Ma per loro la condanna è in atto ormai da tempo e la loro rovina non si farà attendere. Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi, tenendoli prigionieri per il giudizio. Capite? Allora il Signore non ha creato l'inferno, sono i ribelli, i demoni, gli angeli ribelli che hanno creato l'inferno per sé. Allora, quando uno commette il peccato, vive l'inferno delle conseguenze del peccato. Uno vive dentro questo terribile dissidio dentro di sé. La verità è Cristo. Fuori di Cristo non ce n'è verità, non c'è verità. Ci possiamo avere i filosofi, possiamo avere i ragionatori, che non finiscono mai
ai parlamentari, perché sono luoghi dove si parlano addosso e ognuno più parla più sembra che abbia più ragione degli altri. E perciò bisogna stare molto sette. Ugualmente non risparmiò il molto antico, ma con altre sette persone salvò Noè, messaggero di giustizia, inondando con il diluvio un mondo di malvagi. Capite? Allora, messaggero di giustizia, una persona che costruiva ed era un segno per i suoi contemporanei. I suoi contemporanei, cosa facevano i contemporanei? Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, si sposavano, eccetera, eccetera. E poi, dimenticando questa presenza, perché lo beffeggiavano, perché doveva costruire questa arca di salvezza? Sette persone, dice, sono entrate in quella barca, in quella l'arca, e sono salvate. La Chiesa viene simboleggiata da questa arca santa, dell'arca di Noè. Così pure condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, lasciando un segno ammonitore a quelli che sarebbero vissuti senza Dio. È la stessa cosa. Guardate, poi Gesù prenderà il simbolo di Noè e il simbolo di questa città Sodoma e Gomorra, e dice così anche prendere il segno Lot, questo uomo giusto. Sono richiami che Gesù e l'Apostolo Pietro riprenderà di nuovo. Stiamo attenti, non seguiamo le nostre logiche umane. Forza. Liberò invece Lot, uomo giusto, che era angustiato per la condotta immorale di uomini senza legge. Quel giusto, infatti, per quello che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, giorno dopo giorno si tormentava a motivo delle opere malvagie. Ecco, l'uomo giusto soffre per la malizia, per l'inquinamento della moralità degli uomini. Il Signore dunque sa liberare dalla prova chi gli è devoto, mentre riserva per il castigo nel giorno del giudizio gli inimici, soprattutto coloro che vanno dietro alla carne con empie passioni e disprezzano il Signore. C'è sempre quell'ammonimento. Non è che dobbiamo farci una religione per conto nostro, di comodo. Chiunque trasgredisce, purtroppo, si perde. Pensate a tutti quelli che seminano il male attraverso i mezzi di comunicazione e tutti quelli che si servono male, sì, e tutti quelli che si servono di mezzi di comunicazione in modo piuttosto stravagante, anche loro purtroppo perdono quella serenità, quella pace. Bisogna stare attenti alle scelte che facciamo con questi mezzi di comunicazione. Usiamoli bene. Se lo usiamo bene, cresceremo. Se uno li usa male, tante volte veramente si autodistrugge, perché si lascia abbindolare e influenzare da queste immagini purtroppo perverse. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore. Ma dentro sono lupi rapaci. Sorgeranno molti falsi profeti e faranno grandi portenti e miracoli e inganneranno molti. Ma dentro sono lupi rapaci. Seconda lettura. Angela. Giovanna.
diciamo sì, omeria attribuita a San Macario. A San Macario Vescovo. L'anima che non è dimora di Cristo è infelice. Più forte. Una volta Dio, adirato contro i giudei, diede Gerusalemme in balia dei loro nemici. Così caddero proprio sotto il dominio di coloro che essi odiavano e si trovarono nell'impossibilità di celebrare i giorni festivi e di offrire sacrifici. Nello stesso modo Dio, adirato contro un'anima che trasgredisce i suoi precetti, la consegna ai nemici, ai suoi nemici, i quali, dopo averla indotta a fare il male, la devastano completamente. Guardate quello che accade oggi, buona giornata, quello che accade oggi, purtroppo così, si allontanano da Dio, senza la messa, senza l'ascolto della parola, senza la preghiera, e allora e vivono in famiglia, nel gruppo degli amici, vivono l'infelicità della loro esistenza. Ed è questo, trasgredendo i suoi precetti, si consegnano a quelli che sono nemici dell'anima, il demonio, e poi le rovine sono fallimentari, terribili. Tutti vanno così, appena uno si è sbarazzato del marito va a cercare subito un altro per risolvere i problemi, invece le tragedie vengono dopo. La prima magari è qualcosa di comunque si può reggere, ma la seconda come scelta è terribile questa qui. Questo siamo avvisati noi, il male fa male. Se uno distrugge la famiglia, distrugge se stesso, c'è poco da fare. Certo, uno può chiedere perdono, il Signore perdona, però andiamo. Una casa non più abitata dal padrone rimane chiusa e oscura, cadendo in abbandono. Di conseguenza si riempie di polvere e di sporcizia. Ecco, quando questa casa non è abitata, quando noi rifiutiamo Cristo, il nostro cuore non è abitato da Gesù Cristo, e incomincia la polvere, i calcinacci che cadono, le infiltrazioni, e quella casa incomincia a rovinare, si rovina. Una casa non abitata già incomincia a perdersi. Nella stessa condizione è l'anima che rimane priva del suo Signore. Prima tutta luminosa della sua presenza e del giubilo degli angeli, poi si immerge nelle tenebre del peccato, di sentimenti iniqui e di ogni cattiveria. Povera quella strada che non è percorsa da alcuno e non è rallegrata da alcuna voce d'uomo. Ecco, vedete, voi siete venuti da casa, dalla casa, benedetta la strada che vi conduce nel luogo della gioia e della consolazione. Maledetta la strada che vi porta lontano da lui, che non si percorre questo sentiero di grazia e di pace e di speranza. C'è poco da fare. Le vie del Signore sono le vie di consolazione e di giustizia. Quella mamma di famiglia che prima di morire disse ai suoi figlioli: io non vi lascio nulla, vi lascio la strada e il sentiero che vi porta in chiesa. Questa è l'eredità più grande, il sentiero. È lì che mi sono sentito sempre realizzato, è lì che attingevo forza per dare a voi amore e affetto. Ci sono di quelli che lasciano quanti beni, terreni, case a mai finire, e allora e lasciano questi, non lasciano il sentiero
da dove viene la grazia, l'abbondanza della consolazione e della speranza. Che vale all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde la strada che porta a salvezza? Certo, Padre Gianluccio, per noi, pensavo io a te e a Luigi Martello, no? Che hanno lasciato come eredità una fede grandissima ai figli, come testamento, no? Specialmente la mamma che è morta molti anni prima. E pensavo, dico, noi dobbiamo sentirci impoveriti, dobbiamo sentirci quasi sconfitti, cioè alla fine quando noi genitori non siamo riusciti a trasmettere niente ai figli, la nostra fede, quella poca fede che abbiamo fallito la nostra vocazione. Certo. C'è poco da dire, non è che siamo lontani dagli altri perché siamo in chiesa, ma se non siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo nel nostro piccolo. Ma in questo caso, padre, in che cosa sbagliamo i genitori, come dice il Signore, non riuscire a trasmettere quel poco che abbiamo? Insegnata, vera? Allora, intanto a casa siamo siete due, bisogna un po' remare insieme e insieme esortare i figli, ma non solamente l'esortazione, ma i ragazzi all'esortazione devono vedere che vivono così. Le raccomandazioni e le esortazioni che dicono non sono altro che la vita vissuta dei genitori, papà e la mamma, altrimenti fanno così i ragazzi, siccome la mamma è esemplare nella fede, nella frequenza dei sacramenti, però papà non è così, cosa fanno? Si ripiegano al facile, al rifiuto, ma papà è così, perciò, capite? E allora deve fare doppia fatica a dire dobbiamo pregare per papà, coinvolgiamo papà che non riesce a comprendere che è Gesù la nostra gioia. Questo purtroppo. Puoi iniziare da piccoli. Sì, sì. Ma non solamente da piccoli. Da piccoli anche se lo sposo è duro di cervello, duro di cose, di cuore. Però il Signore, anche malgrado la mancanza del padre, il Signore non vuole che nessuno si perda. E la... perché tutto dà la possibilità di anche di e la scrive... mettere una marcia giusta anche i ragazzi dinanzi allo scandalo, ma dobbiamo parlare chiaro, papà quando non va in chiesa non fa una cosa buona, allora dobbiamo pregare perché senza Gesù Cristo non c'è futuro. L'epoca è più controversa, ostacola e soffoca l'insegnamento dei genitori. E così è. E la... sì. Però attenzione, c'è tanto male nel mondo, però c'è tantissimo bene che ti viene dato. Cioè dire, Signore, non ci abbandona e ti dice anche i rimedi efficaci per evitare che il male ci travolga. Anche se questa società è piena, impregnata di materialismo, di piaceri, divertimenti, ma quanti sono mercenari di divertimenti? Ma quanti? Quanti? Uno che vuole fare dei soldi, cosa fa? E comincia a seminare che cosa? Il vizio della droga, il vizio del vino. Compriamo la birra mai finire a prezzi così stracciati e i ragazzi così con quattro soldi possono ubriacarsi ancora meglio. E gli altri nell'abbondanza della vendita possono guadagnare abbastanza bene, capite? Noi aiutiamo gli altri ad ubriacarsi così noi ci arricchiamo. Il profitto, il denaro che fa la guerra e distrugge e corrompe. Certi filmati bruttissimi danno un cespito di guadagno incredibile alle persone che col vizio, con le immagini, con il fango
producono e mettono in giro. Com'è da Bossa, da Giletti, fino all'Arena? Io non guardo la canzone. Mi dedico solo a delle situazioni che mi... praticamente è stato per le altre, si mette su social, fanno Instagram, fai di là, e c'era una mamma che è stata nella, in questi programmi, è diventata famosa, però madre di un adolescente, metteva in guardia queste ragazzine che fanno dei video, chi perché vuole la musica, chi vuole sfondare queste notificazioni. Però c'è un nuovo social, secondo me mi sfugge, e la mamma, una di queste che era diventata famosa tramite Maria De Filippi, diceva, state attenti. Maria De Filippi? Sì, però questa mamma, che è diventata famosa, in virtù di avere una figlia adolescente, era stata contattata da questo nuovo social. E praticamente, come? Avvertiva. Avvertiva, sì, sì. L'avevano contattata perché era diventata famosa, presentaci una lettera, e lei allora ha invitato questo social, a chi, insomma, dice, ma se io magari voglio fare, avere, ricevere clienti qua di là. Sì, sì, praticamente, anche se queste nuove, queste ragazzine, queste nuove figure di influenza, diceva, no, non è vero, dice, io lo faccio così, dice, ma scusi, se tu sei, dice, una brava musicista e vuoi farti conoscere, cioè, social, a livello musicale, perché ti pubblichi o metti delle foto con lingerie o con situazioni un po' di... E il giretti diceva questo, diceva, se tu puoi mandare un messaggio, puoi sfondare sulla musica, perché questa foto? No, c'è un momento di... Cioè, è assurdo, è quello che è venuto fuori, era l'ogni tempo, e la signora, questa signora, che è diventata famosa, diceva, io ho fatto delle domande specifiche, dove diceva, ma se io faccio, posso chiedere, posso avere dei piedi, ma il compenso... Cioè, è proprio andata dentro, poi ha fatto il abbiamo capito. Questo, vedete quanta corruzione che c'è, anche perché basta un piccolo spiraglio, poi il demonio sa cosa deve fare poi dopo, distrugge tutto. Andiamo? Ripeto questa frase. Sì. Povera quella strada che non percorsa da alcuno e non è rallegrata da alcuna voce d'uomo. Essa finisce per essere il ritrovo preferito di ogni genere di bestie. Povera quell'anima in cui non cammina il Signore, che con la sua voce ne allontani le bestie spirituali della malvagità. Guai alla terra priva del contadino che la lavori. Guai alla nave senza timoniere, sbattuta dai marosi e travolta dalla tempesta, andrai a rovina. Capite? Allora, gli educatori sono come i contadini, guai quella terra dove il contadino, non c'è il contadino e lascia che il terreno del cuore e della coscienza si lascia libero. Quante erbacce, quante cattiverie, quante male erbe e male piante che ci sono. Guai alla terra priva del contadino, guai alla nave senza nocchiero, senza timoniere, guai la sbattuta, sarà sbattuta dai marosi, travolta da tempesta, non c'è bisogno di... In effetti è così. Guardate e lo vediamo, quanti naufraghi ci sono in famiglia, quanta gente felice, infelice, quanti ragazzi ormai che hanno perduto l'innocenza, la purezza, la castità e sono caduti nei vizi più devanti. Ed è difficile recuperarli, difficile. Saranno la spina a fianco e la dannazione e la sofferenza dei genitori.
Guai all'anima che non ha in sé il vero timoniere, Cristo, avvolta dalle tenebre di un mare agitato, forte e sbattuta dalle onde degli affetti malsani, sconquassata dagli spiriti maligni come un uragano invernale, andrà miseramente in rovina. Pensate i fidanzamenti gestiti male. Questo è malsani, affetti malsani, cioè dire il fidanzamento è il gesto più bello di un giovane che diventa un po', fa capire meglio il futuro, e invece viene strapazzato. E del, molte volte il Radio Maria lo dice questo qui, che i fidanzamenti senza Dio iniziano a scavare la fossa all'amore, e invece di avere questo amore meraviglioso e stupendo nella benedizione, i vescovi parlano del fidanzamento come tempo di grazia, invece diventa tempo di pettegolezzo, tempo di tristezza, di litigi, di gelosie, di invidie, e si scoprono le tombe dell'uno e dell'altro. Cioè dire la fragilità e il vizio dell'una e dell'altro. I vizi vicendevoli, e sono come due ciechi che camminano così, cioè alla cieca. Sono le avventuriere, gli avventurieri, sono quelli che cominciano a sperimentare il grande fallimento e le grandi ferite tremende che cominciano a collezionare nella vita la propria esistenza. Non si può scherzare con la propria esistenza, dando sfogo alle porte, alle proprie vizi, alle proprie istintività. Infatti, guai all'anima priva di Cristo, l'unico che possa coltivarla diligentemente perché produca i buoni frutti dello Spirito. Infatti, una volta abbandonata, sarà tutta invasa da spine e da rovi, e invece di produrre frutti, finirà nel fuoco. Guai a quell'anima che non avrà Cristo in sé, lasciata sola, comincerà ad essere terreno fertile di inclinazioni malsane e finirà per diventare una sentina di vizi. Il contadino, quando si accinge a lavorare la terra, sceglie gli strumenti più adatti e veste anche l'abito più acconcio al genere di lavoro. Altro il meccanico, altro il contadino, altro il medico, professore medico, altro la professione di uno che deve vendere l'azienda, eccetera. Così Cristo, Re dei Cieli e vero agricoltore, venendo verso l'umanità devastata dal peccato, prese un corpo umano. Ecco, la veste, si è vestito, si è spogliato della sua divinità e si è vestito dell'umanità. Lascia la divinità e si veste dell'umanità. Chi lo veste? Una madre. Lo veste una madre, la Madonna, no? Portando la croce come strumento di lavoro. Dissodò l'anima arida e incolta, ne strappò via le spine e i rovi degli spiriti malvagi. Ci liberò un po'. Sì. Diverse. Il loio del male e gettò al fuoco tutta la paglia dei peccati. La lavorò così con legno della croce e piantò in lei il giardino amenissimo dello Spirito. Lo Spirito che del mio metterà sapienza, intelletto, gli alberi bellissimi, sapienza, albero della sapienza, dell'intelletto, del consiglio, della fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Esso produce ogni genere di frutti soavi e squisiti per Dio, che ne è il padrone. Io sono la vera vita. Capite? Guardate che bello questo qui. È l'applicazione pratica di quello che abbiamo ascoltato.
questo il nostro carissimo Pietro, che veramente ha ammonito, ha richiamato ad essere aperti all'ascolto della parola di Dio. Con il responsorio. Io sono la vera vite, voi i calci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Dite allora, solo quando hai perduto Dio hai perduto te stesso, ma se incontri Cristo hai trovato te stesso. Quella ragazza Sharon che diceva, ero in una compagnia dove avevo perduto il gusto del vivere, il gusto del vivere. Ho incontrato Gesù Cristo dentro un'altra compagnia e mi hanno recuperato la vita e la gioia del vivere, già la gioia del vivere. Quando dicevo il mio piede vacilla, questo è il Salmo 94, è bellissimo questo qui. Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua grazia, oh Signore, mi ha sostenuto. Che bello. Pace a te, buona giornata. Allora, lo ripeto, quando dicevo il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia e le preoccupazioni, il tuo conforto mi ha consolato. Salmo 94, versetto 18-19. Ecco, vuoi leggere? Segnatelo il libro. Ecco perché dovete portare il vostro libro, la vostra Bibbia. Sì. Hai spianato la via dai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Ecco. Sì. Puoi leggere? Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. Nel mio intimo, tra molte preoccupazioni, il tuo conforto mi ha allietato. Capisci? Quindi, andiamo cercando. Allora, 18, come diceva, abbiamo saputo, dopo tanti giorni di prove, di tentazioni, di scoraggiamenti, è su e giù, dice, finalmente abbiamo saputo questa mattina o ieri sera, dice, ho pregato e la pace è venuta a sollevare il mio spirito affranto. Oggi è lo Spirito Santo. Ci sono stati degli interventi. Prepariamo le lodi. Allora, c'è la nostra Pia Piuccia da Torino che ci dice buona giornata Clelia. Dice così, vi saluto, un saluto caloroso da Torino e fra poco devo entrare a scuola, però poi nel pomeriggio ascolterò la registrazione. Un abbraccio grande. Non dobbiamo salutarla, salutiamola, forza, esercitiamoci al saluto, bravissimo. Allora, aspettate, era l'epoca è più controversa, ostacola e soffoca l'insegnamento dei genitori. Salute. Ed è vero questo. Loredana Lupo, purtroppo chi non prega non respira. È vero. È vero. Quindi muore come muore, soffocato.
soffocato dalla disperazione, dall'angustia, Giusi, solo pregando armonizziamo le nostre vite. Bravo, complimento Giusi, complimento. Ieri mi diceva un'altra Giusi, che oggi dovrebbe venire alle 4:30, mi diceva così, questo me lo diceva ieri mattina, le devo dire una cosa molto bella, molto bella. Mi parlava che praticamente che la legge divina era diventata per lei un sostegno per affrontare tante difficoltà. E aspetto, oggi aspettiamo, io ho detto, senti, scrivilo perché dobbiamo mettere il nostro piccolo zibaldone qua. Sì, l'ha scritto. Sì? L'aveva scritto, sì. Se tu lo prendi nel tuo telefono. Sì. Ah, l'ha già scritto nel suo telefonino? Sì, nella parrocchia Santa Teresa l'ha scritto. Come? L'ha scritto nel sito Santa Teresina, l'ho letto io. Hai letto? Sì, ieri l'ho letto. Bisogna scriverlo. Sì, infatti, ora lo scriviamo. Lo scriviamo. Vabbè. Sui messaggi di Santa Andiamo Santa allora, ci mettiamo parte. In piedi. Seconda settimana. Allora, nell'intimo soffriamo, Alessandra, aspettando la redenzione del nostro corpo. Mettiti davanti, Alessandra, metti davanti. Sì, Santa è la tua via. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Guardate quanto è bella la descrizione di una mano che la notte cerca. È come una mano che cerca il volto di Dio, vieni e mi aiuto, sostienimi, nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, anche tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca, io rifiuto ogni conforto. Guardate quante volte la nostra anima è stata in pena, per tantissime cose, tantissime amarezze, tantissime delusioni. Ma scusatemi, che forse il Signore non vede la nostra pena, non sta alla porta e bussa, aprimi, io ti consolerò, io ti sosterrò.
Nel momento in cui invece noi giostriamo i nostri pensieri secondo la nostra filosofia, mettiamo da parte, Signore, e vogliamo risolvere il problema alla nostra maniera, che non è la maniera giusta. Lui è una persona, se tu ti rivolgi a Lui, Lui ti salva, Lui ti conforta. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito, tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato senza parole. Insieme ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani, un canto nella notte mi ritorna nel cuore, rifletto e il mio spirito si va interrogando. Ecco, ricordare, ecco per quale motivo molte cose belle che nella fanciullezza abbiamo un po' realizzato ritornano come momento di speranza, si ritorna, perché guardate, le cose belle che abbiamo vissuto non si perdono nel tempo, nello spazio, assolutamente, hanno un valore grandissimo, di grande efficacia. Il bene che si semina e che abbiamo accolto ritornano, è lì che ci salviamo, forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi, e forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Capite? E forse non è finita per noi, assolutamente, vieni Teresa, capite? Non è finito, non si è chiuso nel dire il nostro cuore. Questo è il nostro tormento, è mutata la destra del Signore, non è così. Andiamo? Forza? Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Capite? Cioè dire il dubbio, l'incertezza, sempre fa gira attorno a noi quel demonio che ci mette sempre dubbi e incertezze, sempre, capito? Ecco per quale motivo i salmi ti schiariscono, non è così, il demonio non può prevalere sui dubbi e incertezze, il Signore non ci lascia per nulla, è il nostro custode, quello che sorveglia, il nostro piede non inciampa, è Lui lì a sostenere, a darci conforto e amore. Padre Giammusso, certe volte proprio si avverte maggiormente la presenza del Signore nei momenti brutti, diciamo che... Quando è così? Quindi sicuri che Lui ci sostiene, è quella la fede, insomma, che ci rendiamo conto. Quando più siamo in disperta, avvertiamo la presenza. Lì, quando siamo proprio nel buio totale della prova, è lì. È vero questa cosa. Scusatemi, quando Gesù ci ha dato l'esempio, quando Gesù era sulla croce, tu dove l'oscurità l'avvolgeva, è dovuto gridare la sua pochezza come uomo, la sua fragilità come uomo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio si è fatto sentire. Gli ha dato le certezze. Dove c'è l'oscurità, lì subito viene la luce. Basta gridare. Non dimenticate quello che abbiamo detto ora, no? Nel Salmo 94. Quando dicevo il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia e nelle preoccupazioni, il tuo conforto mi ha consolato subito. Non è che diciamo le cose e non scordiamo noi, non dobbiamo dimenticare. Lui, il Signore, è lì come una madre tenerissima. Noi siamo tempore come un bambino di 3 anni che incomincia a camminare, 2 anni così, però è incerto. È lì. E la mamma è attenta, appena sta dentro, lo prende, prima che cada. E lui
Lui è così, perché non dobbiamo guardare questa tenerezza di Dio Padre? Invece lo trascuriamo, lo immaginiamo come se fosse una presenza inutile all'angolo. C'è il messaggio di Giuseppe. Andiamo, continuiamo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. Oh Dio, salva la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque per Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni e le turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti con le greggi del tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa è la tua via, chi è grande come te. Lui sconvolge le tempeste, placa le tempeste. Allora le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono del cielo, le tue sette guizzarono, il fragore dei tuoni, il turbine, i tuoi fulmini rischiarono il mondo, la terra tremò e sul mare hai fatto passare pietre asciutte il tuo popolo, guidasti con greggio il tuo popolo, perché noi apparteniamo a te. Ecco per quale motivo la santa è la via che il Signore ci ha tracciato. Siamo al sicuro, non ci sono altre strade dove salvarci. E quello che dice Giusi, buongiorno a tutti, questa è la mia testimonianza, scrivo per raccontarvi che la lezione divina di oggi rappresenta in pieno quello che sto attraversando in questo momento fragile e delicato della mia vita. Oggi, aprendo la pagina di questo Instagram, ho trovato questi salmi che mi hanno colpito talmente da farmi rabbrividire, commuovere. Ringrazio questo giorno, ogni giorno, per questi interventi così profondi che illuminano il mio cuore, il mio cammino verso Gesù. Messaggio di ieri, la lezione divina di ieri. No, basta. Danilo? No, questi sono vecchi, giorno 17. Non c'era spazio, l'abbiamo... Non ce n'è più. Non c'erano? Ma solo quello era. E adesso sì, poteva anche metterlo un po' dopo. Più avanti. E c'era poco spazio. Oggi 23. 23. Vabbè. Non bisogna mai metterlo meglio prima che dopo, cioè meglio dopo che prima. Andiamo, forza. Confesso a Dio onnipotente, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli dei santi e voi, fratelli e sorelle, pregate per me il Signore Dio nostro.
Amen. Sicuro di potere misericordioso, vi concede l'indulgenza, l'assunzione e il perdono dei vostri peccati. Ecco Gesù, agnello di Dio, che toni i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.